Fare fotografo significa prendere un percorso che non ha una fine, no? Per cui la ricerca personale deve essere fatta sempre, anche quando lo fai di lavoro. Quindi ritagliarsi dei momenti, chiaramente è più difficile perché hai meno tempo, però è assolutamente indispensabile ritagliarsi dei momenti per fare degli scatti tuoi che hai pensato tu, delle cose che ti stimolano. Ma perché questo? Non solo perché ti consente di migliorarti e di provare strade nuove, ma anche perché questo, quando fai un progetto a cui tieni, di solito esce fuori una cosa interessante. Magari non perfetta, però chi la vede capisce che dietro c'è la passione di chi l'ha fatta, c'è. Allora, dicevo, questo progetto è La Livrea e adesso vi faccio, vi sfoglio le pagine. Questo è scattato tra Milano e Londra in strada, fermando le persone, chiedendogli se potevo fargli uno scatto. L'idea mia era quella di raccontare la Livrea, quindi i colori, i capelli, il trucco, gli accessori, tutto quello che le persone si creano attorno per veicolare un'immagine di sé molto personale, ma che non fosse riconducibile a una moda del momento, ma qualcosa di unico e molto personale. Ho associato questi scatti di ritratto quasi sempre a delle piccole immagini di dettagli o particolari che vanno un po' a cercano un po' di raccontare l'anima di questi personaggi che ho incontrato e che ho conosciuto magari anche solo per 2 minuti circa. Allora, in realtà la continuità che vedi nelle immagini non è data dalla post-produzione, è solo in minima parte data dalla post-produzione, ma è data dalla composizione, dall'uso della luce, quindi dall'equilibrio che c'è fra luce artificiale e quella naturale, dall'attitudine dei soggetti e poi anche in piccola parte, diciamo, dallo sviluppo. Esatto. È stato davvero interessante, Claudio. Sei una persona molto disponibile, ci ha fatto davvero tanto piacere. Volevo approfittare per ringraziare ancora Claudio per la gentilezza con la quale ha accettato questo invito a far parte oggi della fotodiscussione dei fotomotori gioiesi. Niente, ti ringrazio tanto, è stato veramente un excursus interessantissimo, ma non avevo dubbi perché io ti seguo, sai, sono pure lì nel gruppo geofotografo e quindi. Niente ragazzi, vi grazie mille, grazie di avermi sopportato in questa chiacchierata. Mi avrebbe fatto piacere conoscervi meglio singolarmente. Magari ci sarà in futuro un'altra occasione così mi raccontate invece quello che fate voi e cosa vi piace di più fotografare Claudio, scusami, tu poco fa ci hai detto che si deve chiedere, no? Tutto al più si diceva il no, però quindi io ti chiedo ufficialmente che ti invitiamo a venire a trovarci nel nostro club. Va bene, volentieri, così la prossima volta magari parlate voi, io ascolto.